Ci siamo, my darling, questa è la terza e ultima parte di Books 41. Adesso arriviamo ai tre titoli che sono il punto clou, l'apice della regalabilità. Aspetta, non è questo. Mi sono stampata le copertine per farteli vedere, perché io stupidamente me li sono presa in ebook. Mentre le copertine di questi Christmas Classics della Penguin sono bellissimi. Allora, il primo di cui ti voglio parlare è Christmas at Thompson Hall. Va che copertina. Tu dici, ma Fede, perché non mi hai messo l'immagine e basta? Non lo so, è più divertente così. È una collezione di fiabe di Natale di Anthony Trollope. Se c'è un elemento della sua biografia che può rendertelo ancora più ganzo di quanto già normalmente non sia, lui, vabbè, è nato e cresciuto a Londra, nato nel 1815, è cresciuto in una famiglia dove papà era un avvocato fallito e mamma, scrittrice, ha felicemente mantenuto tutti per tutta la vita. Che appunto per metà del 1800 non è male, secondo me. Se sei già familiare con le sue storie, si tratta di vicende ambientate in una contea immaginaria, la contea del Barsetshire, e descrive il Natale in epoca vittoriana, come si dice, su e giù dalle scale, quindi come dire il raggio d'azione per classi sociali è molto ampio, alla Downton Abbey diciamo, molto palesemente inglese. Qui invece andiamo nelle mani di Nikolai Gogol, anche qui copertina bellissima, si chiama The Night Before Christmas, ti faccio notare che questo è il 24esimo libro di cui ti parlo. La penna che Nabokov ha definito il miglior scrittore che la Russia abbia mai prodotto ci racconta una storia tremenda in cui un fabbro deve affrontare il diavolo la notte prima di Natale. È bellissimo, è evocativo, è proprio da leggere in quelle notti d'attesa in cui da un lato vorresti che il tempo non passasse mai e dall'altro vorresti che fosse subito mattina per aprire i regali. E una volta che sia mattina, Louisa May Alcott, autrice di Piccole Donne, che invece qui fa A Merry Christmas, sempre nella stessa edizione, guarda come stanno bene tutti insieme tra l'altro. Se Trollope era la perfetta descrizione del Natale in Inghilterra nel XIX secolo, questa è la perfetta descrizione del Natale nel XIX secolo in America. Quindi ho pensato, qual è il feeling a questo punto? Siamo al 26, siamo imbruttiti da tutti i pranzi a cui siamo stati costretti a partecipare, abbiamo mangiato più del dovuto e quindi, come 26esimo libro, io ti voglio parlare di When We Were Animals. Questo corre il rischio di cadere nella definizione di young adult e ultimamente, secondo me, gli young adults hanno una nomea sporcata da Twilight e tutti i suoi figli spuri e tutto quello che è venuto dopo e bla 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 bla. Invece no, cioè questo secondo me non è un young adult. Parla anche di questo, parla di questo. Si tratta di ascoltare il racconto di Lumen, che è cresciuta in un villaggio in cui adolescenti hanno una tradizione un po' particolare, cioè a un certo momento, come passaggio all'età adulta, they breach. Il termine è breaching, che sta per breccia, per sfondare, superare, rompere, eccetera, eccetera. Quando gli adolescenti attraversano il breaching, passano le notti di questo periodo in giro per il villaggio, comportandosi come animali. Tutti quanti siano troppo grandi o troppo piccoli per partecipare a questa manovra, si chiudono in casa, si voltano dall'altra parte e li lasciano andare in giro, incontrollati, selvatici e selvaggi, a dare sfogo a tutti gli istinti più animali che hanno. Il genio di metafora che ha questo libro è qualcosa che ho visto raramente altrove. Non credo che ti racconterò nient'altro. Se devo dire un difetto, il finale ti lascia un po' orfano. Ma in mezzo questa procedura quasi The Purge, in cui agli adolescenti viene concesso tutto, mi è sembrato brillante. In più, appunto, c'è dell'horror, sì, ma se lo leggi anche in metafora, i livelli ovviamente si moltiplicano. Questo, secondo me, può piacere a sua volta a 360 quasi tutti. Oddio, ho appena detto che c'è dell'horror e della violenza. Ecco, a chiunque questo genere di racconti, che detta così sembra solo un po' perverso, possa interessare, sicuramente interesserà When We Were Animals. Devo di nuovo ringraziare una darling che mi ha regalato Morto per il mondo, primo e ad oggi unico libro che ho letto di True Blood. C'è un bizzarro risveglio, mi sembra, dopo che è finita la serie di True Blood. Chi l'ha vista ammette che era un livello di trash forse mai visto prima. E c'è una sorta di damnatio memorie, quasi, mi sembra. Percependo, io credo, una vibrazione nella forza, mi è stato regalato quella, credo, della serie preferita,
che avevo preferito di True Blood, perché non avevo mai letto i libri da cui era venuto. Nonostante questa edizione abbia un tot di typos, me lo sono goduto moltissimo. Un po' perché, vabbè, inevitabilmente i protagonisti hanno la faccia di la faccia che avevano durante la serie. Questo non è un libro in cui Bill è centrale. Il vampiro Bill per me è stata una considerevole rottura di maroni, perdonami il francese, e qui non è così tanto presente. Certo, immagino sia sulla copertina soltanto per renderlo riconoscibile. Il grosso vantaggio di leggere qualcosa che hai già visto è che puoi scegliere quanto far durare qualcosa, per esempio. Poniamo che so una scena di Eric seminudo, ecco, volendo puoi leggere un pochino più lento, no? Lasciare andare la fantasia, è molto gustoso se ti è piaciuto True Blood. E ovviamente grazie infinite, di nuovo, regalarmi un libro è veramente un gesto magnifico e non so mai come ringraziare. Di nuovo in ebook, di nuovo inspiegabilmente ho stampato la copertina. Uno dei Tumblr che seguo con più dedizione è quello di Will Wheaton. Tempo fa lui aveva parlato e pubblicizzato presumibilmente questa novella che si chiama Unusual Concentrations e io prontamente, tec, me la sono procurata e ho fatto bene. Dunque, si tratta della storia di Jay, aspetta che non mi ricordo come si chiama di cognome, Barry. Beh, capisco perché non potessi ricordarmelo questo cognome complicato. Dunque, Jay Barry vuole scrivere. Per farlo vaga in tutte le coffee houses di Londra. Chiunque si sia mai trovato a Londra con un oggetto atto alla scrittura a un certo momento è caduto nel tranello di aprirlo in uno Star Something, in un Costa, in un Nero, in un bar, quello che sia. Non ci sono i bar. Vabbè, Greasy Spoons, quello che vuoi. Questo di solito è un problema. È in particolare un problema per Jay Barry, il quale non è soltanto un procrastinatore, perché in quanto tale noi tutti dovremmo sentirlo molto vicino al nostro cuore. Tu e io, dopo tutto, siamo procrastinatori professionisti. Lui più che altro ha la capacità di concentrarsi di un guppy, di un pesciolino rosso. Tant'è che molto spesso, pur di far finta di scrivere, scrive quello che sente dire ai vicini di tavolo. Le descrizioni degli avventori tipici di questo genere di posti è esilarante. È scritto in modo buffo, intelligente, acuto, arrabbiato. Anche qui c'è una grande ricerca di vocabolario, anche perché Jay ha la mania di collezionare belle parole. Un altro dei modi in cui perde tempo invece di effettivamente scrivere è scrivere soltanto un elenco di parole belle. Ora, io non vorrei, ma questa è la mia rubrica in cui io colleziono parole belle. Quindi anche lì mi sono sentita piuttosto vicina a Jay e mi ha fatto molta paura in un certo senso riconoscermi in lui. Tutta la storia comincia quando la persona che era seduta di fianco a Jay improvvisamente muore. Non dico nient'altro della trama, è buffissimo, è intriso di realtà, è intriso di ironia sulla realtà e quindi è di conseguenza molto molto gustoso. In più costa meno di una qualunque bevanda tu possa prendere da Starbucks. E qua siamo già per aria, con la regalabilità. Questo secondo me è super, super regalabile anche per l'anno a venire. Si tratta di Slade House. Non so perché di questo non ho stampato la copertina, perché era carina anche sua. David Mitchell, l'autore di Cloud Atlas e più di tutto, per quanto mi riguarda, Bone Clocks, che ho adorato. Mi rendo conto, adesso che è passato tanto tempo, dopo tutto, da quando l'ho letto, che continuo a pensarci con tanto affetto. Slade House è a sua volta una novella. Anche qua io sono indecisa su cosa penso della novella. È una questione solo di durata? Se sì, è sempre troppo poco. Certamente è giusto per Slade House, però, perché ha una struttura molto regolare. C'è una casa, indovina come si chiama, che appare ogni 9 anni, la prima volta nel 79, indovina qual è l'ultima. Quindi ci sono 4 ritorni di questa apparizione di una casa in cui è molto facile entrare, ma è più difficile uscire. Visto che in un modo o nell'altro la storia ricomincia 4 volte, all'inizio potresti avere la preoccupazione, ma aspetta però, così non avrò investimento emotivo. Sei nelle mani di David Mitchell. Quello forse con 4 parole riesce a farti affezionare a qualcuno. Qui è la stessa cosa. È una splendida, splendida storia per, in realtà, l'autunno e Halloween. È un po' spooky, è un po' spaventosa. A un certo momento ti ritroverai come i personaggi a non essere più in grado di capire cosa è vero e cosa no. Se si tratta di regalarlo, una nota di avvertimento. Se di Bone Clocks e anche di Cloud Atlas per certi versi l'aspetto soprannaturale era quello che ti piaceva di meno, qui è certamente il punto cruciale. Quindi è adatto solo se invece l'aspetto soprannaturale ti è piaciuto molto. Se non hai mai letto
David Mitchell, secondo me, è un'ottima introduzione soft al suo modo di creare multi universi, multi porta, tutti collegati insieme come un ricamo elaboratissimo. L'umanità di cui intride la gente di cui parla a volte ti fa credere che li abbia incontrati davvero. Io lo adoro e non vedo l'ora che scriva il prossimo grosso libro in cui si tratta di discutere la natura della vita, l'universo e tutto quanto. Questo in confronto sembra più un divertissement, ma è molto molto divertente e molto piacevole. Buona regalabilità, però secondo me costa un po' troppo per quello che è, disse lei dopo averlo comprato. Si tratta di un diario per il 2016 a tema mondo disco. L'ho preso da Forbidden Planet e costa 17 sterline, a 16,99. L'ho scelto come trentesimo, diciamo, titolo di cui ti voglio parlare. Il 30 sarà il giorno in cui ci rendiamo conto che siamo veramente agli sgoccioli del 2015 e quindi guardiamo avanti verso il prossimo anno. È un diario molto carino che mette in crisi quella che io chiamo la mia sindrome della camicia da notte bella per l'ospedale, cioè quella mania per cui tanti, me inclusa, sono restii a usare gli oggetti migliori che hanno per paura dell'usura, che si rompano, eccetera, eccetera. Quando invece spesso finisci per conservarli soltanto per quando poi non ti servono più, da cui la metafora della bella camicia da notte per l'ospedale. Non so se avrò il coraggio di usare questo bel diario del mondo disco. Uno degli elementi migliori, aspetta, te lo faccio rivedere, è che in fondo, intanto che sia organizzato in settimana, che è il modo che io preferisco per le agende, e qui molto spesso c'è una bella citazione, però le pagine sono fatte tutte con questo effetto pergamena e quindi sono un po' combattuta. Adatto a un fan del mondo disco, non indispensabile, ti ripeto, secondo me il prezzo è un po' eccessivo. Ti metto ovviamente anche il link al sito dove eventualmente lo trovi, che è Terry Pratchett Books, quindi niente di mistico. Cioè sì, in realtà molto mistico, non difficile da intuire. Siamo al 31. Cosa ci portiamo nel prossimo anno? Di tutto quello di cui ti ho parlato, il libro da leggere, secondo me, su tutti. Si tratta di Shantaram ed è uno dei libri più enormi che io abbia mai letto e non sto parlando soltanto del suo ingombro fisico. Metterò le mani avanti. Ci sono dei lati autobiografici di questo libro che ti sconsiglio di indagare prima di averlo letto. Per dichiarazione del suo stesso autore, questo è un romanzo e come tale va vissuto nella magia assoluta dell'invenzione. Quando poi scoprirai che alcune cose hanno solide radici in fatti accaduti, la meraviglia sarà solo aumentata, ma dopo. È la storia di un personaggio che scappa da qualcosa e si ritrova a Mumbai e poi in Afghanistan. Faccio fatica a dirti esattamente di cosa parli perché è talmente ampio geograficamente e tematicamente che non saprei esattamente da che parte cominciare. Dentro questo libro c'è tutto. L'amore, l'amicizia, la guerra, la tortura, i thriller, i gangster, ma non è una cozzaglia senza senso, è seguire tanti personaggi reali e rotondi e quindi grandi e complessi come sono gli esseri umani davvero, durante un sacco di tempo. Quindi tutte le loro complessità si adattano a determinati momenti della vita, epoche del mondo, bla 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 bla. È scritto in un modo per cui mi è sembrato di sentire gli odori dei posti. Le descrizioni sono efficaci a questo livello. Forse sarà la tematica, le descrizioni dell'India, per certi versi mi ha ricordato Salman Rushdie. È un libro che ti rimarrà nel cuore, mi sento quasi sicura di poter dire, per sempre. E se c'è un libro che puoi regalare ad occhi chiusi, veramente a chiunque, anche a qualcuno che forse ancora non conosci abbastanza bene, Shantaram, secondo me, è decisamente il carico da 11, perché se questo libro a qualcuno proprio non piace, forse tu con quella persona non vuoi averci a che fare. Perché il punto è l'emotività, è lo spirito, è la profondità della speranza, e se ha senso conservare la speranza nei buoni propositi o se bisogna soltanto navigare con la corrente, devo smettere di parlarne perché sennò non faccio che confonderti le idee in realtà, perché ti ripeto, i temi qui dentro sono enormi e tanti e complicati, ma ti assicuro che ha tutto un senso. Ne è uscito il seguito a ottobre, alla fine di ottobre se non mi sbaglio, non l'ho ancora preso, non vedo l'ora di buttarmici perché questa è stata una felicissima indigestione, è un libro quasi impossibile da mettere giù e si tratta di 800-900 pagine se non mi sbaglio. Incredibilmente
tutta la pila si è mossa dalla mia destra alla mia sinistra, che è il simbolo che ho parlato di tutto quello di cui ti volevo parlare. Io come al solito spero di non averti annoiato e potenzialmente di averti dato qualche consiglio di lettura, qualche consiglio di regali anche in questo caso, grazie a chi appunto ha avuto il pensiero indescrivibilmente dolce di regalarmi un libro. Fammi sapere se c'è qualcosa di tutta questa selezione che interessa a te o a qualche potenziale ricevitore di regali. Fammi sapere se hai già letto o se hai intenzione di leggere uno o tutti i titoli di cui ho parlato e, come al solito, per discutere di uno qualunque di questi titoli o di tutti quelli di cui ho mai parlato, la cui lista puoi vedere sul mio sito federicafrezza.com. Ci sono tutti i contatti nel box o nella descrizione del podcast. Come al solito, grazie per la pazienza se sei arrivato o arrivata fin qui. Io ti auguro splendide feste, una magnifica conclusione di 2015 e un 2016 pieno di magia dentro e fuori dai libri. E quindi direi che con le nostre chiacchiere letterarie ci vediamo l'anno prossimo. Ciao!